Ciao amici, la vita si sta complicando per tutti e sapete per quale motivo? Secondo me, perché tutto il tempo della nostra giornata è pieno di cose, cose da fare intorno a noi, fuori di noi, e pieno di cose dentro di noi, pensieri, sentimenti, ricordi. Mi vengono in mente le parole di un monaco zen che ho conosciuto quando vivevo in Giappone. Parlavamo a lungo e con un monaco zen significa vivere molti silenzi e poche brevi parole. Ma una delle cose che mi diceva più spesso era questa: voi occidentali complicate tutto. Ma quando sei andata in Giappone? Non sapevo. Quando studiavo giapponese da ragazza. Questa è una mia foto, guarda. Comunque, vi confesso che a quei tempi pensavo di avere capito cosa volesse dire e invece, come sempre, con il tempo ho capito meglio. Siamo così pieni di cose da fare e da pensare che non ci dedichiamo più spazi liberi, spazi di decompressione, assolutamente vitali per mantenere chiarezza e leggerezza, per non sovraccaricare il nostro sistema. Ve ne siete accorti anche voi? A me piace avere sempre tante cose da fare, essere sempre impegnata, però hai ragione, non mi fermo un attimo. Già, siamo un po' tutti così. Per vivere bene bisogna rendere la vita più semplice, dentro e fuori di noi, come mi ha detto il monaco zen giapponese. La semplicità è la chiave della felicità. Suona come una versione zen di chi va piano, va sano e va lontano. Parole sagge. A me lo diceva mia nonna, ma pensavo fosse roba vecchia. No, e visto che tutti corrono, oggi andare piano è il nuovo lusso. Wow, non ci avrei mai pensato. Andare piano vuol dire poter essere semplici, apprezzare le cose sane, le cose belle e le cose vere che si trovano solo nella semplicità. Ma mi stai dicendo di fare meno cose? Io non voglio rinunciare alle cose che mi piacciono. Ma no, certo che no. Io stessa faccio moltissime cose diverse ogni giorno. È che se subisci la vita e non fai niente per renderla più semplice, ti ritrovi sommerso dal caos e dalla confusione. Semplificare la vita non vuol dire fare meno cose, vestirsi con roba vecchia o rinunciare alle cose che ci piacciono. Portare semplicità vuol dire essere organizzati, efficaci, avere più energia e tempo di qualità per se stessi, cioè non complicarsi la vita. E oggi voglio condividere con voi la mia routine quotidiana per semplificare la vita, tenere lontane le complicazioni e apprezzare le cose belle. È fatta di 5 ingredienti piccoli. Questa volta prendo nota. Vai avanti, grazie. 1. Meditazione per fare ordine mentale. Io inizio la giornata con 10 minuti di meditazione o di semplice silenzio in solitudine per chiarire la mente ed eliminare il disordine mentale. Ricordate sempre questo slogan: mente chiara, vita chiara, rapporti chiari. Non serve fare esercizi complicati, basta stare seduti in silenzio e respirare con calma, con l'intenzione di ripulire i pensieri e ricaricare la mente. Basta che non ci fai cantare occidentali scarma. 2. Un po' di sano egoismo. Ho imparato a non sovraccaricarmi di impegni e potete farlo anche voi, imparando a dire di no. Non esiste solo il benessere degli altri, ma anche il nostro. Se dire di sì ci complica troppo la vita, significa che quella cosa non va bene per noi. E in quel caso bisogna dire di no, con semplicità, ma spiegando che non siamo in grado di far fronte a nuovi impegni e gli altri potranno solo accettarlo. Ah, avevi fatto un video su questo argomento. Per me ha funzionato, io l'avevo visto. 3. Organizzare gli spazi. Da quando ho scoperto che il caos visivo, cioè il disordine, disturba e blocca la mente, opprime l'energia, la creatività e la produttività, ho organizzato e ordinato al meglio gli spazi di casa e lavoro. Fatelo anche voi. Eliminate le cose che non usate, vendetele su eBay,
barattatele, regalatele. Anche se non guadagnate denaro, guadagnate ordine, che fa perdere meno tempo e aggiunge qualità alla vita. Fate in modo che le superfici dove appoggiate gli occhi siano sempre pulite e ordinate, come fanno i monaci zen. Non credo arriverò a tanto, mica posso trasformare la mia casa in un tempio zen, però mettere ordine sì. 4. Programma e obiettivi chiari. La sera, prima di dormire, sempre io faccio un programma della giornata successiva con gli obiettivi e le cose che voglio fare. Io scrivo tutto, ma proprio tutto. Cosa mi metterò al mattino, cosa mangerò, le cose da fare, gli appuntamenti, il tempo per me stessa. All'inizio sembra un po' strano, ma poi diventa naturale. E il fatto di avere il programma scritto alleggerisce il pensiero, svuota la mente, semplifica il flusso mentale e operativo. Se volete capire meglio come chiarire i vostri obiettivi con un metodo non convenzionale, questo è il video giusto per voi. Sì, scrivere la lista funziona sempre. E 5. Rapporti semplici. È un mantra che mi ripeto ogni giorno. Se vi abituate a semplificare i rapporti, saprete come eliminare le cosiddette relazioni tossiche. I rapporti veri sono quelli che scorrono bene, basati sul rispetto e il sostegno reciproco, dove ci si aiuta a essere delle persone migliori, spontaneamente. Se le persone che frequentiamo abbassano il nostro livello di benessere e la nostra qualità interiore, perché complicarci la vita con rapporti tossici? Meglio vederle il meno possibile queste persone e mantenere una visione semplificata della nostra vita con persone positive in sintonia con noi. Non ho finito, ma adesso è il momento di mettere un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale con un click, così è facile, e attivate le notifiche. Grazie Simona, con questi consigli mi sembra già tutto più semplice. Brava! E usateli anche voi, amici. Pensateci, quando qualcosa non ci viene bene o non riusciamo a farla, qual è una delle frasi tipiche che diciamo? Troppo complicato? Indovinato! E allora eliminiamo le complicazioni inutili dalla nostra vita. La vita è una sola, perché complicarcela? Semplificare è cool, è trendy e ci aiuta a godere di più delle cose che facciamo. Aiutate chi vi sta vicino a fare altrettanto. Condividete questo video e noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Perché semplificarcela?